vicinanza al lavoratore ferito e vicinanza ai passeggeri anche per la paura che hanno provato. Dopodiché seguiamo passo a passo con l'azienda ogni passaggio, rispetto per la magistratura, per i carabinieri che stanno indagando, e l'auspicio che quanto prima possa ripartire regolarmente il funzionamento della metropolitana, perché è evidente che la ricaduta sulla città è una ricaduta assolutamente consistente. Quindi sì, sindaco, c'è la possibilità anche di, da parte del comune, di uno sforzo economico per garantire linee sostitutive. Noi, se dobbiamo fare linee sostitutive in tempi più lunghi della semplice emergenza, ovviamente sosteniamo qualsiasi tipo di sforzo. La speranza evidentemente è che la metropolitana possa riprendere il più rapidamente possibile, ma non mancheremo di stare come sempre al fianco dell'azienda. Vice sindaco, ovviamente adesso ci saranno polemiche soprattutto da parte degli utenti che vogliono sentirsi rassicurati rispetto a questa problematica. L'unica rassicurazione è che la magistratura è intervenuta immediatamente e ha aperto le indagini. I carabinieri in modo numeroso e qualificato sono presenti sul luogo di lavoro e dell'incidente. I tecnici stanno operando, noi siamo tirati come una corda di violino, per cui non perdiamo tempo, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per la città e per i cittadini. Possibile anche pensare a un anticipo dell'arrivo dei nuovi treni? Purtroppo non siamo noi che governiamo quei tempi, ma è la linea di produzione dell'azienda che li sta producendo, e ci sono tempi e regole proprio nel rispetto della sicurezza degli utenti e di chi vi lavora che non sono comprimibili, quindi lì non otteniamo. Possiamo ripetere il caso? Il primo treno arriva con il mese di febbraio, dopodiché c'è un periodo di messa in esercizio che corrisponde ad una serie di norme di carattere nazionale, dopodiché dal mese di settembre un treno al mese avremo finalmente una linea metropolitana che adegua i propri tempi abbreviando quelli attuali. Questo incidente può essere un impatto negativo sul rilancio della metropolitana, oppure insomma avete un piano B? Assolutamente no, siamo di fronte ad un evento che purtroppo è accaduto, bisognerà capirne le cause. Per quanto ci riguarda, l'intervento sul ferro e l'intervento sulla gomma è un intervento che noi non solo intendiamo confermare, ma devo dire intendiamo sviluppare e accrescere ulteriormente. Quindi non si ferma nulla, anzi, semmai ancora maggiore determinazione. Erano arrivate a disagio rispetto a quello che oggi. No, assolutamente. La sicurezza sulla metropolitana è questione che è costantemente attenzionata dall'azienda. Ci sono regole molto rigorose, queste regole vengono rispettate passo a passo, quindi non ci sono visagli. Si tratterà di capire se siamo di fronte ad un errore umano, ad un fatto tecnico, la magistratura sta indagando, alla fine valuteremo qual è il risultato dell'indagine. Ma lei che idea si è fatto? È stato sul posto? Avrà visto se è un errore umano? Sono stato sul posto, no, non ho la competenza, ma soprattutto nel momento in cui è la magistratura che indaga, è la magistratura che ci deve dare le risposte, ci mancherebbe. A ognuno il suo mestiere. Questo incidente mette in luce un sistema un po' fragile, cioè assolutamente può compromettere no, l'intera linea. Siamo chiari, la metropolitana è una metropolitana sicura, la metropolitana è una linea costantemente attenzionata. Purtroppo in tutte le reti metropolitane esiste una percentuale di possibili incidenti. Diciamoci una cosa: nella disgrazia siamo stati fortunati che siamo di fronte a un ferito leggero, tanto spavento, ma siamo di fronte a danni limitati se non ai mezzi, e almeno questo ci ha aiutato in queste ore. Dice sindaco, posso chiederle quello che aveva detto? Tony, stacca Tony. Per i trasporti, e aveva dato anche dei segnali molto negativi rispetto alla sua visione di ANMCTP, dicendo che sono un po' i problemi dei trasporti in campagna legati alla città di Napoli. Lei cosa ci può dire? Ma guardi, io so che il 13 di dicembre il tribunale ha dato l'omologa ad ANM, quindi ANM non ha più un problema di futuro. Per noi il 2020 e il 2021 sono gli anni nei quali ci prepariamo a che ANM possa sostenere la gara che verrà
già avviata, che è stata annunciata dalla Regione, e per quanto ci riguarda la città di Napoli deve mantenere il proprio trasporto pubblico locale. Altri piani, devo dire peraltro a pochi mesi dalle elezioni, quindi dal possibile cambio, come in ogni elezione, di una maggioranza, di un consiglio regionale, mi paiono più, diciamo così, azioni che attengono, lo dico con rispetto, alla sfera della politica che alla sfera delle cose che realmente sono iscrivibili all'ordine del giorno. Noi andiamo avanti col nostro piano di rafforzamento.